secondo l'SSC, Undrell ha recentemente passato la dogana. L'ufficio dell'SSC potrebbe avere maggiori informazioni. Sì? Il mio socio sta cercando suo figlio. Riteniamo che un criminale del posto possa averlo assoltato. Dovrebbe essere facile. Non si vedono molti Drell da queste parti. Ecco qui. Recentemente uno dei miei uomini ha riferito di un Drell. Stava parlando con Topo. Interessante. Topo? Un delinquente da poco. Probabilmente non è quello che ha assoldato il tuo ragazzo, ma un messaggero. Era un topo dei condotti e fa commissioni per chiunque lo paghi. In che genere di guai si è cacciato, Topo? Strani lavori per gente losca. I topi dei condotti fanno di tutto per sopravvivere. Furto di dati, ricettazioni di merci rubate, vendita di personalità ai vi illegali. Ora che ci penso, ne stava proprio vendendo una delle tue. Mia? Già. Quando si cancella un file, dice ho eliminato dati come te sulla via dei veri errori. Tuttavia contiene diversi bug. Va in crash dopo mezz'ora. Il messaggio di errore spiega come la galassia sia in pericolo e come tu debba risolvere il problema di persona. Perché lo chiamano topo? Topo dei condotti. È il gergo del posto per indicare i ragazzi poveri della stazione. Quando sono piccoli, vanno a giocare nei condotti di ventilazione, dove gli adulti non possono seguirli. I condotti non sono pericolosi? Ogni tanto estraiamo un corpicino dai condotti. Lacerato dalle ventole, morto per la caduta, soffocato dall'esposizione al vuoto. E questi sono i casi di cui siamo a conoscenza. Altri scompaiono nel nulla. Forse vengono risucchiati nello spazio. Forse cadono nelle vasche proteiche gestite dai custodi. Topo è sopravvissuto abbastanza a lungo da non poter più entrare nei condotti. Era uno dei più furbi, o dei più fortunati. Ho sentito abbastanza. In genere Topo si trova di sopra, fuori dal Dark Star. Lavora a un terminale pubblico. Quando gli parlerai potresti utilizzare una copia della IV di Shepard. Sembra che il tuo ragazzo bazzichi con le persone sbagliate. Già, concordo. Se Topo non potrà metterti direttamente in contatto con tuo figlio, saprà chi può farlo. Se avrai bisogno, ti aiuterò. Lei non ci conosce, capitano. Perché farebbe tanto per aiutarci? Ho lavorato a Zakera per 2 anni. Ogni giorno i ragazzi si danno al crimine perché non hanno altra scelta. Perché ai loro genitori non importa. Voi state cercando di salvare il vostro. Affronterà un duro cammino. Faremo meglio a sbrigarci, allora. Non gli hai detto che Colliat intende assassinare qualcuno? Lo fermeremo prima che accada, giusto? Già, lo faremo. Grazie, Shepard. Sì, certo. Posso procurartene 2 casse entro stasera. Sei tu, Topo? Cosa vuole... Oh, merda. Krios, pensavo che fossi in pensione. Comandante Shepard, credevo che fossi morta. Cosa vuoi da me? Non agitarti, Topo. Potrei cambiarti i pantaloni tra un minuto. Come mai conosci Tain? Krios, non te l'ha... Oh, se non te l'ha detto lui, non lo farò io. Quando ho sentito il nome, non ho pensato che potesse trattarsi dello stesso Topo. Era un mio contatto sulla cittadella quando ero attivo. Lui e altri bambini raccoglievano informazioni sui miei bersagli. Mettevi in pericolo dei bambini usandoli come spie? I bambini, i poveri. Nella mia lingua il termine esatto è Dralafa, gli invisibili. Sono ovunque e vedono tutto, eppure nessuno li vede. Hai passato a un altro Drell delle istruzioni per un omicidio. Chi è il bersaglio? Io non lo so, non l'ho chiesto. La gente per cui lavoro può farmi sparire nel nulla. Vorrei aiutarti, Krios. Sei sempre stato buono con noi, ma non morirò per te. Ascolta, tu conosci Tain. Non te lo chiederebbe se non fosse importante. Fallo per lui. Vorrei farlo. È sempre stato gentile con noi. Ma questa gente non è gentile, Krios.
Nessuno saprà che hai parlato con noi. Dopo, giuro che non verrà fatto il tuo nome. D'accordo, d'accordo. È venuto qui con quell'ologramma che avevi girato tu. Ha detto che cercava lavoro. Ho smosso i tuoi vecchi contatti per cercare un possibile cliente. Il tizio che si è offerto di assoldarlo è Elias Kelam. Parlami di Kelam. Umano, si è trasferito sulla cittadella circa 10 anni fa. Non era nessuno ai tuoi tempi, Krios. Ha fatto fortuna dopo l'attacco dei Geth. Molti dei pezzi grossi di allora erano morti. Tutti nei loro splendidi appartamenti del Presidium. Ora gestisce lui il racket dei livelli inferiori dell'agglomerato. Shin Akiba è molto pericoloso. Ti sei appena risparmiato parecchio dolore, ragazzo. Sì, certo. Quando Kelam scoprirà che cosa ho fatto, avrò le ore contate. E l'unica cosa che posso fare è nascondermi. Krios, se sei ancora mio amico, uccidi Kelam prima di andartene. Non deve essere stato facile. Topo ne sapeva più di Goliath sulla mia vita. Mi guarda sorridendo, stentato e con le ginocchia graffiate, i piedi nudi e sporchi. Mi guarda senza un futuro. Venerà i miseri doni che gli porto. All'epoca ero l'unica cosa buona che avesse, ma poi l'ho abbandonato, così come ho fatto con Goliath. Topo ha detto che avevi un suo ologramma. Sì, uno sciocco sentimentalismo. Ricordo perfettamente ogni momento trascorso con Topo. Mi tira una manica, sorride. Vuole assicurarsi che io mi ricordi di lui, che qualcuno si ricorderà di lui. Riprendo l'ologramma. Lui sorride di fronte alla sua miniatura nel mio palmo. Poi aggrotta le sopracciglia. Mi controlla le tasche, cercando altri ologrammi. Dov'è tuo figlio, Krios? Mi chiede. Non fartene una colpa. Se non lo faccio io, chi lo farà? Dobbiamo accettare le conseguenze delle nostre decisioni, Shepard. Tu più di tu. Sì? Possiamo parlare del figlio del mio socio? Hai parlato con Topo? Hai scoperto il nome del tipo per cui lavora? Elias Kelam. Kelam, merda. Ascolta, è imbarazzante. Kelam e io abbiamo un accordo. Lui non causa troppi problemi e... compra i biglietti per il ballo di beneficenza dell'SSC da me. In cambio io lo ignoro. È troppo sconveniente? Ho detto che vi avrei aiutato. È solo che se non faccio attenzione ci saranno delle conseguenze. Lui e io ci lasciamo spazio. Mantiene la pace. Dirò ad alcuni dei miei di andare a prenderlo e portarlo in una stanza privata. Potrei interrogarlo di persona. Io resterò in disparte. Con un po' di fortuna, Kelam penserà che non ho niente a che fare con questo. Lo porti qui. Potremmo non avere molto tempo. Ci penso io. Aspetta qui. Abbiamo trovato Kelam. Via Bailey che siamo pronti. Si aspetterà che lo tiri fuori dai guai? Non oggi, credo. Capitano, c'è il suo avvocato. Commetto che Elias ha impostato la sua EV in modo che lo avvisi se un agente SSC si avvicina nel raggio di 10 metri. Guadagnerò tempo. Entra e fai alla svelta. Dovremmo interrogarlo insieme. Fagli pressione. Qualche piano per avvicinarlo? Parlaci tu.
Fai leva sui suoi interessi. Se servirà, interverrò io a intimidirlo. Molto bene. Fingerò di essere dalla sua parte. Ma se perdiamo troppo tempo a negoziare, Bailey non riuscirà a fermare l'avvocato di Calum. Mi liberi, Bailey. Le sembra il caso di portarmi qui in queste condizioni? E chi diavolo siete? Bailey non c'entra niente con tutto questo. Vogliamo solo qualche risposta in modo ufficioso. Come no? Ufficioso? In una sala degli interrogatori dell'SSC. Hai assunto un assassino. Chi vuoi morto? Voglio il mio avvocato. Il tuo avvocato non è arrivato. Stiamo cercando di rintracciarlo. Non dirò una sola parola finché non sarà qui. Voi due siete fuori di testa. Bailey non vi permetterà di toccarmi. Bailey non sa che sei qui, ma lo saprà dopo che avremo finito. Tutto questo non è ufficiale. Non verranno mosse accuse criminali contro di te. Cosa sei, Rospo? La sua spalla? Senti, credi di estorcermi una confessione per noia? Non sei nulla. Dai, colpiscimi. Ti sfido. No, eh? Lo sapevo che non avevi le palle. Pensaci bene, Elias. Io voglio catturare l'assassino, non te. Perché vuoi esporti al posto suo? Voi volete che io confessi di aver commissionato l'omicidio di qualcuno? Mi prendete per stupido? Dammi il nome e me ne andrò. Non mi vedrai mai più. Non ho motivo di crederti. Non hai nemmeno motivo per non farlo. Qui stiamo perdendo tempo. Bailey non può tenere a freno il suo avvocato ancora a lungo. Abbiamo finito? Ho delle persone da vedere. Ho esaurito la pazienza. Dammi un nome o ti taglio le palle e le spedisco a un Krogan. Va bene, ma smettila! Non ne vale la pena. Joram Talit, un Turian in corsa elettorale per l'agglomerato di Zakera. Si impiccia con onesti uomini d'affari e io lo fermerò. Dove e quando? Il suo appartamento, gli 800 blocchi. Ti conviene sbrigarti. Se... Cosa sta succedendo? Si allontani dal mio cliente. Tu ti sei presa a gioco di me. È stato un piacere chiacchierare con te, Elias. Grazie dell'aiuto. Non finisce qui. Ottimo lavoro. Aspetta, hai avuto quel che volevi. Chi mi ha tradito? Immagino che avrai qualcosa a cui pensare durante il tuo soggiorno qui, vero? Lo scoprirò. E appena avrò un nome... Elias, come tuo avvocato, ti consiglio di chiudere il becco. Dov'eri fino a 5 minuti fa? Bloccato nel traffico. Qual è la storia? Perché Calum ha assunto il ragazzo? Omicidio. Un Turian di nome Joram Talid. Lo conosce? Joram? Sì. Forse hai visto i suoi manifesti in giro. Promette di porre fine al crimine organizzato nell'agglomerato. Il fatto è che il suo messaggio si perde in discorsi di politica delle specie. Lui è un antiumano. Le cose vanno così male che le persone possono dichiararsi apertamente antiumane? Prima della battaglia per la cittadella, la popolazione aliena ci considerava dei violenti venuti su dal nulla. Guarda cosa è successo da allora. Una flotta umana che sorveglia la stazione da mesi. L'SSC è piena di umani. Anderson fa il possibile, ma certa gente vive sulla stazione fin da prima che gli umani avessero le navi spaziali. Lo vedono come un colpo di stato. Se la maggioranza vota per lui, che la cosa ti piaccia o no, è così che funziona il sistema. Gran bell'ideale, Shepard. Sergente, mi procuri una pattuglia. Questi due devono raggiungere gli 800 blocchi. Sì, signore. Eccolo. Come vuoi gestire la cosa? Segui Talid sulle passerelle di servizio. Dimmi cosa fa. La sua guardia del corpo Krogan lo renderà più facile da seguire. Tu dove sarai? Nell'angolo più scuro, con la visuale migliore. Amon Kira, signore dei cacciatori, concedimi una mano ferma, una mira precisa e dei piedi svelti. E se dovesse capitare il peggio, concedimi il tuo perdono.
stato bello parlare con voi. Spero che verrete tutti il giorno dell'elezione. Puoi contarci? Fai vedere agli umani che non posso... Lo tengo sott'occhio, Tain. Sta parlando con degli elettori. Ricevuto. Sei in posizione? Sì. È stato bello parlare con voi. Spero che verrete tutti il giorno dell'elezione. Ti seguo. Ce l'hai? Sta parlando con un altro elettore. Nessun segno di Goliath. No. È stato bello parlare con voi. Spero che verrete tutti il giorno dell'elezione. Nessun problema finora. Resta vicina, Shepard. Ce l'ho. Puoi aggiornarmi sulla situazione? Sono quasi in posizione. Lascia che sia la guardia del corpo a fare tutto il lavoro. Così evita ogni coinvolgimento. Bersaglio in vista. Nessun segno di pericolo. Resta con lui. Devi restargli attaccata, altrimenti lo perderemo. Lo vedo. Una delle sue guardie parla con il barista. Sembra un'estorsione. Mi sposto nella stanza successiva. Fammi sapere se cambia. Nessun problema finora. Dove si trova adesso? Sta incontrando un paio di mercenari. Sembra lo stesso gruppo da cui proviene la sua guardia del corpo. Sembra nervoso. Forse si è accorto di te. Forse ha visto Goliath da qualche parte. Può darsi. Ci sono degli ostacoli più avanti. Cercherò di fare il giro, non perderlo. Fegato. Fegato. Bersaglio in vista. Ehi! Tu che... cosa ci fai lì dietro? Sono del Consiglio di Salute e Sicurezza della Cittadella. Ci hanno segnalato la presenza di parassiti in questa zona. Cosa? Non starai dicendo sul serio? Come hai fatto a entrare qui? Se non avessi avuto l'autorizzazione, come avrei fatto ad entrare? Vedi altre porte? C'è la passerella del... Non importa, passa. Passa e basta, d'accordo? Grazie. Sì, sì, ma non farti vedere dal mio capo. Tain. L'ho visto. Va verso l'appartamento di Talit.
Goliath. Questo è uno scherzo. Adesso, arrivi adesso. Aiutami, Drell. Farò tutto quello che vuoi. SSC, abbassa l'arma, figliolo. Si tolga di mezzo, io me ne vado. E lui viene con me. Hanno dei cecchini all'esterno. Non mi serve. Al diavolo. Talid, esci da lì. Sì, vado. Prendete il ragazzo in custodia. Figlio di cagna! A tuo padre non resta molto tempo, Goliath. Sta cercando di rimediare ai suoi errori. Quindi sei venuto a chiedermi perdono, in modo da poter morire in pace o cosa del genere? Sono venuto per portarti la pace. Sei arrabbiato perché io non c'ero quando è morta tua madre. Non c'eri quando era viva. Perché avresti dovuto esserci quando è morta? Tua madre l'hanno uccisa per arrivare a me. È stata tutta colpa mia. Cosa? Dopo che il suo corpo è finito negli abissi, io sono andato a cercarli. I pesci grossi, i capi. Li ho torturati e infine uccisi. Quando sono tornato da te eri più grande. Sarei dovuto restare con te. È un peccato che tu abbia atteso così a lungo, eh? Goliath, ho liberato il mondo da molte cose cattive. Tu sei l'unica cosa buona che vi ho portato. Questa non è una conversazione da tenere davanti a sconosciuti. Ragazzi, portate Goliath e suo padre al distretto. Metteteli in una stanza e lasciate loro tutto il tempo che gli occorre. Mi stai facendo un grosso favore, Bailey. Grazie. Sì, beh, mandami una cartolina per Natale o qualcosa del genere. Devo tornare al distretto. Andiamo, ti darò un passaggio. È un po' che sono lì dentro. Il ragazzo ne ha passate di brutte. Ho fatto alcune ricerche nell'archivio dell'SSC. Circa 10 anni fa venne ucciso un gruppo di criminali, come se qualcuno avesse fatto pulizia. Il sospettato principale fu un Drell, ma non lo prendemmo mai. 10 anni sono un sacco di tempo. Probabilmente il responsabile non esiste più. Sì, immagino che tu abbia ragione. Com'è successo? I nostri problemi non si possono risolvere con poche parole. Continuiamo a parlare e vediamo cosa succede. Il tuo ragazzo ha sparato a delle persone. Nessuno per cui io provi compassione, ma tant'è. Ho visto quei tizi mettere a soqquadro attività commerciali e minacciare gli umani. Già, ma non può cavarsela così. Il ragazzo vuole fare la differenza. Lo assegna a un servizio comunitario. Un servizio comunitario come condanna per tentato omicidio? Quale giuria approverebbe? Nessuna che io conosca. La cosa dovrà restare fuori dalla magistratura, all'interno dell'SSC. Interessante, ci penserò. Grazie, capitano.